Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andre Link e benvenuti in questo nuovo Talking About. Ci sono un paio di cosine di cui vorrei parlarvi, prima tra tutte la questione di Zarude che sembra finalmente sia arrivato in Italia e anche del nuovo Super Mario e del nuovo Switch Super Mario. Cominciando da Zarude. È finalmente arrivato in Italia dopo diversi mesi dal suo annuncio. Era stato annunciato per il 2020 in Giappone in uscita nel film Pokémon Coco. Ora, se tu andavi al cinema a vedere questo film, ti veniva dato un codice seriale di Celebi e un codice seriale di Zarude. Però Leo Zarude nel film ha una mantellina con scritto 251 di colore rosa. 251 è per il numero seriale del Pokédex di Celebi e il rosa è il colore di Celebi Shiny. Infatti Celebi ti verrà dato in maniera Shiny quando lo andrai a riscattare tramite dono segreto con il codice. Lo Zarude che però si riceve non è Zarude Dada, che sarebbe appunto lo Zarude con questa mantellina, ma è uno Zarude normale. Il punto però è che Zarude Dada esiste nel codice di Spada e Scudo e ci sono giocatori che tramite metodi illegali ce l'hanno. Ora, metodo illegale o meno, perché darci uno Zarude come non appare nel film? Perché darcelo senza mantellina? Magari è un Pokémon che verrà distribuito più in là nel tempo? Può darsi, ma perché darcelo in una maniera, però mettere comunque sia nello stesso nei codici il Pokémon e darcelo in un secondo momento quando siamo probabilmente alle porte dei remake quest'anno, ma non è sicuro. Ora, se voi andate su eBay e provate ad acquistare questi biglietti per il cinema, li riceverete tramite email con una foto, con i codici già grattati, pronti per essere riscattati. I codici sono region free, infatti io ho uno Zarude e un Celebi sia su Pokémon Spada che Pokémon Scudo, pagati entrambi 10 euro. Perché ci sono state tantissime promozioni a settembre, quando è uscito il film, di decine e decine di utenti che rivendevano questi codici a prezzi stracciati. Io non ho idea di quanto costi un biglietto del cinema in Giappone, ma c'era gente che ha rivenduto anche quasi 1000 codici, il che vuol dire che ha acquistato biglietti in quantità industriale. Però riuscire a prenderli a quel prezzo è stato davvero, davvero fenomenale. C'era anche chi li vendeva a meno, ma ormai l'avevo già comprati, quindi nulla. Sono andato a vedere qualche giorno fa e i prezzi erano un po' aumentati, ma comunque sia il costo di un biglietto al cinema qui in Italia, quindi una decina di euro. Quindi, se volete acquistarli, riceverete entro poche ore una mail con i due codici da riscattare. E funzionano, quindi tranquilli se volete farlo. Però, se non vi interessa Celebi e vi accontentate di Zarude senza spendere un centesimo, beh, ci ha pensato le Pokémon Company. Ci ha mandato una mail con il codice per riscattare Zarude, non è detto però che non mandino una mail con anche il codice di Celebi Shiny. Potrebbe arrivare, potrebbe non arrivare, ma come si fa a ricevere questa mail? Se andate sul sito ufficiale Pokémon, c'è scritto: ottieni il Pokémon Scimmia Ligna nella tua copia di Pokémon Spada o Pokémon Scudo. Iscriviti alla newsletter del Club Allenatori Pokémon. Acconsenti alla ricezione via mail di comunicazione di marketing entro il 18 dicembre. Perché a gennaio si riceverà un'email contenente la password per ottenere i Pokémon. Mi dispiace per tutti quelli che non si sono iscritti prima. Forse però, andando al cinema a vedere il film Pokémon I Segreti della Giungla, in uscita quest'anno, non è detto che nel biglietto non ci sia anche un codice per riscattare Zarude. E se non c'è, questa è una mossa di marketing meschina per tutti quelli che non hanno una mail. Però, passando appunto a Super Mario, è stato mostrato un nuovo trailer per Super Mario 3D World più la furia di Bowser. Ragazzi, trailer spettacolare, coloratissimo, ci sono nuove meccaniche e la furia di Bowser è effettivamente tremenda. Tra l'altro, io non ho mai giocato Super Mario 3D World e so che è una gravissima mancanza, e da quello che ho visto nel trailer sarà una gioia poterlo provare finalmente nella sua interezza, nella sua versione più completa possibile. Tra l'altro, insieme a questo videogioco uscirà anche una console Nintendo Switch a tema.
È abbastanza carina, non è nelle mie corde, però magari chi non ha un Nintendo Switch, io sinceramente aspetterei a comprarla perché sicuramente quest'anno o il prossimo uscirà Nintendo Switch Pro. Sicuramente, quindi io attenderei, però non è detto che non possiate comprarvi un Nintendo Switch magari classico e per giocare appunto gli ultimi titoli in uscita per questa fantastica console. Ad ogni modo ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye! È incredibile come io possa dilungarmi su Pokémon ma non su Super Mario.